fatto pace. Vorrei tornare lì per non provare nemmeno, vedere da grande come diventa una voce, se non la vizi con 30 anni di veleno. Spostate di un secondo. Ciao ragazzi, ciao. Hola. Hola, hola. Oggi un video un video parecchio autunnale, parecchio casalingo soprattutto. Piove. Abbiamo acceso il camino. Sì, certo, manco ce l'abbiamo. No, veramente una giornataccia, vento, grandine, pioggia. Siamo in casa con un freddo cane, l'autunno è arrivato. Facciamo un tiramisù un pochino alternativo, un po' strampalato. Come a me non piace il caffè. Sì, a Bonnie odia il caffè. E allora facciamo un tiramisù un po' alternativo la senza Betta caffè. La Betta voleva il mascarpone. Sì. E allora facciamo un tiramisù alternativo. Andiamo a mettere pavesini, mascarpone, pesche sciroppate e succo di frutta e frutti rossi. Ciotole appena presa all'IKEA. Si inizia? Iniziamo! Mentre cuciniamo ascoltiamo anche un po' di musica che alla Betta fa schifo. Quindi... No, cambiamo canale! Cambia canale, no, aspetta un attimo, non mi fa mai ascoltare niente. Dai, cambiamo canale! Vabbè, cambia canale. Adesso la Betta ci farà vedere un porno. Ma cos'è sta roba? La casa nella prateria. Quanto è bella sta canzone. Piatti che rimbalzano. Amore bello. Cucciolone. Piedi sudici. Certo, chi è che non va a letto con i jeans? Bello, l'amore mio bello. Dai Bonnie, su. Va, capire ma che... Dai. Io comincio a fare il coso lì, il tiramisù. Vai. Vado. Come già detto prima, che a me fa schifo il caffè, facciamo questa variante di tiramisù con i pavesini inzuppati nel succo di frutta al ribes nero. Metto un po' di succo di frutta per poi inzuppare i pavesini, però lo faremo all'ultimo, quindi questa la... deponiamo da qualche altra parte. Tac. Che vento che c'è stato oggi, amore. Hai avuto paura te? Hai avuto tanta paura, ciccino mio? Eh? Ciccino grassino? Hai avuto paura? Povero ciccino. Povero ciccino grassino. Comincio a lavare 3 uova. Le lavo perché non è che sono arrivate da uno dei posti più puliti del mondo. E quindi le lavo. Non si sa mai. 1, 2. Bravo. Fanno così. E 3. Bravo, Massaino Bonnie. Quindi stiamo andando a fare la crema. La nostra ricetta che noi abbiamo già fatto in un video passato. Sì, crema mascarpone semplice. Invece questa volta facciamo un tiramisù un pochino alternativo. Dai, più che altro per stare un pochino insieme. Intanto ho appena recuperato il nostro frullino. Sì. Molto bello. Bellissimo, Credo l'S lunga, ovviamente. È l'S lunga? Sì, sì, con i punti all'S lunga. Tutto l'S lunga prendi, Bonnie, e questa è una cosa grave. Viva l'S lunga. Oggi per fare la spesa ho impiegato un'ora. Oggi sono stati al Carrefour, come si può vedere dal mascarpone. Mi hanno fatto spendere soldi dai francesi. Bianchi con i bianchi e gialli con i gialli. Ok. Tuorli e albumi. Albumi, vediamo di non fare una schiferia in giro, Bonnie. Diciamo che non sono capace. Dai, dai, che sei capace. Perché generalmente funziona così: Bonnie cucina e io lavo. E se fai te qui? Dai! Aspetta che tolgo gli anelli. Mamma mia, che pizza. Un uovo. Dai, Bonnie, dai, su che ce la fai. E mettiamo il bianco, porca... Ale! Uno. Tac. E lo mettiamo qua. Questo poi lo butta via la Betta. Sì. Sono uova francesi, eh? Vai, uova francese! Uova francesi e non ci posso fare nulla. Vai, io vai, lo sapevo. Che va bene, uova francese! Se prendiamo quelle della Versilia che vengono vendute all'S lunga... Vai Versilia, vai S lunga. Guardate come si è rotta, proprio una qualità scadente.
Vai, scadente. Intanto mi ha fatto spengere anche Masini perché sennò il copyright. Oh, poi dopo un po' Masini stufa, Se eh. volete ve la canto io, No, lascia stare che già fuori piove. No, ragazzi, è una giornata terribile, Ho paurosa. albume ovunque. No, paurosa, ragazzi. A Per me colpa quando tua. fa questo vento, questa pioggia così, a me fa troppo paura. Certo, sono abituata. Ai Caraibi, lei. Mi Dio lavo mio, le mani però. perché sto per vomitare. Mamma mia, quanto sei delicato! Dove lo trovo lo zucchero? 3 cucchiai di zucchero, cucchiai, quindi quelli grandi, Sì. nelle uova, nei rossi. E Sì? usiamo la nostra zuccheriera della nonna, Bella! Sì, della nonna, di Regina porcellana. Elisabetta. Sì. Quindi facciamo uno. Non la rompere questa zuccheriera, No, no, Bonnie, no. che è 2 pregiata. E e 3. 3. 3. Ma mi sembra proprio di Non fa niente, noi ne mettiamo 3 così. E 3. Ok. Che poi fai, facciamo frulli? partire il nostro frullino. Vai. Pronti? Non schizzare ovunque, grazie Come bambino. vedete, ho volato un po' fuori. Certo, tanto c'è la betta che Tanto c'è la schizza. besta che fa la polpa. Vedete la cremosità? Che bello, Bonnino. Noto che Guarda, c'è la piastra totalmente se schizzata, non hai pulito, è forfora eh? Certo. quella lì. Bonnie, sto vomitando, La tua ascolta per piacere, forfora. E io guarda, la forfora non ce l'ho, te sì. ascolta, per cortesia. Notare. Guarda, guarda cosa ho scoperto. Guarda che tecnica. Adesso la brevetterò. Brevettererò. Bonnie, ma non siamo all'asilo, Guarda, guarda. dai, che si parte. No, non parte niente, è tutto calcolato. Guarda che si fa tutto in terra Il rischio è adesso. la mia professione. Sì. E adesso mettiamo l'ingrediente principe. Sì, mettiamo il mascarpone, noi abbiamo una confezione da 500, ma ne E noi occorre ne mettiamo 250, metà. quindi dai, facciamo metà, bam! Bella Bam! Ne metteremo goduriosa. semplicemente metà. Sì, dai. Mischiamo il mascarpone di 250 grammi con le 3 uova che avevamo montato prima, i 3 rossi e lo zucchero. Mi sembra che vada bene così, la cremosità. Buono, buoni. È pronto e lo mettiamo subito in abbattitore, anche se non ce l'abbiamo. Certo. Però Ma non è vero, ma non ce l'abbiamo l'abbattitore. ogni chef lo dice. Ho capito, ma noi non ce l'abbiamo Non c'è l'abbattitore, spazio. buoni. Ma te di che ce l'hai? Ah, ok, allora mettiamolo nell'abbattitore. Mettiamo nell'abbattitore a riposare 5 minuti, il Benissimo. tempo di montare i bianchi. Elena, Elena. guarda dove ho messo la tua calamita. È bellina, ci sta bene. Sì, poi c'è anche la lista della spesa qua, vabbè, non ci fate caso. È carina? Beh, messaggio di servizio, eh. Piccolo. In questo cielo Mamma mia, ancora! Si dice che tutto torna dove è nato. È tutta una questione di polso. Parte la utilizzerò per come schiuma da barba. Ma è uguale, voglio. È uguale. Trucco dello chef. Notate la frusta? Rimane perfettamente infilzata nei tuorli montati a neve. Se Wow. invece comincia a cadere, non va bene. Prendo l'impasto nel nostro abbattitore, ormai ha riposato abbastanza, e a questo punto la betta ci darà una spatola o Ok. una leccapentole. Spatola, vediamo cosa trovo qua, Questa potrebbe andare, Bonnie. Sì, va bene, va bene. Spatola. Vedete, un po' di schiuma da barba Sì. e incorporate nella crema che avevate lasciato nel vostro abbattitore, sempre dal basso verso l'alto.
per non andare a intaccare le caratteristiche chimico-fisiche della vostra crema al mascarpone. Oddio ragazzi, meno male che dovete sopportarlo anche voi oggi e non soltanto io. Io sarò pesante che devo sentire Masini, ma lui... Mamma mia, Masini. E giriamo. Anche qui è una questione di polso. Siete dei bravi tennisti o tenniste, siete a metà dell'opera. Tac, tac. Sotto, sopra. Sotto, sopra. Era tipo do la cera, tolgo la cera, come che certo. Era? Vedete? La cremosità come avanza. Voglio far sentire ai nostri telespettatori. Cosa sentiamo? Il vento in sottofondo? Lo sfrigolio dei bianchi che con una leggiadria si mescolano alla crema appena uscita dall'abbattitore. Zig. Zag. Zig. Come giocare a Wimbledon. La Coppa Davis. Si gioca a Wimbledon. Non so assolutamente nulla di tennis, anche se sono molto amico di Panatta. Oh signore mio! Stamattina ho pensato bene di far cadere il mio cellulare dal comodino. Che già era morto, diciamolo, vecchio. Che il mio comodino è alto 2,5 metri, quindi... Essendo avvolto in un cavo e nelle coperte, il cellulare è venuto giù tutto insieme. E ha battuto un tonfo fragoroso. Botto. Già stava male, buoni. Era precisissimo il mio cellulare. Quindi, sul più bello, questo cellulare ormai è da buttare. E allora siamo andati a cercare un altro, ovviamente. Sì. Quindi comprarlo. Abbiamo preso l'XS Max. O XS sì. Max, sì. Come volete voi. Preso dalla foga di poter vedere e far funzionare il mio nuovo cellulare. Ha fatto una cazzata. Si può dire? Non so come mai nel nuovo cellulare ci sono tutte le cose della beffa. Ha fatto una cavolata. Fotografie. Ha fatto una cavolata grossa. Collezione di film porno. Non è vero. E adesso siamo incasinati. Quindi adesso... Ha fatto una cavolata perché noi abbiamo lo stesso account praticamente dell'iPhone. E lui l'ha acceso inserendo i dati come se fossero comunitari. Quindi praticamente nel suo nuovo telefono vede tutte le mie cose. Quindi... Come sono un esperto di telefonia. Infatti ha fatto un danno grande. Ha fatto una cacata. Quindi vede Masini praticamente. Quindi c'è Masini, film porno, gatti. Non sapendo cosa fare, ho pensato bene di collegarlo a iTunes. Sì. E di resettarlo. Resettarlo, vediamo. Crema mascarpone pronta. Pronta. La mettiamo ovviamente in abbattitore per preparare il resto del tiramisù. A me piacciono le cose chic, ho deciso di farla in questa che abbiamo trovato nella pattumiera. Ma dai, buoni! Santo cielo! Un consiglio della mia collega, la signora Valentina. Ciao Vale! Ciao! Io sapevo che il tiramisù è fatto con i savoiardi. Savoiardi, ma anche con però i pavesini. Però lei mi ha detto, mi ha consigliato di mettere i pavesini. Dipende dal gusto. Dipende, buoni. Però... A me piace in entrambe maniere. Ecco. Strano, eh? Anche arrotolato con la sabbia. La lettiera dell'Alfredo, con la crema al mascarpone. Proviamo a farlo con i pavesini, si è sempre fatto con i savoiardi. Bambinetta lo mangiavo con i pavesini, lo facevano a casa mia con i pavesini, sinceramente. E sei cresciuta a tiramisù. A pane, Masini e tiramisù. Come sono venuta bene, È proprio perfetta, direi. Un pignolo scientifico. Ho già fatto le varie prove. Quanti pavesini dovranno essere inseriti per sì. ogni piano? Sì. Quindi ne ho contati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14. 14 pavesini per piano. L'ingrediente segreto che andremo a incorporare nella crema al mascarpone sì. saranno le pesche sciroppate. Ok. Si può pesche. Fare anche con il mango pesche fresco, supreme. Però non l'abbiamo trovato. Sì. Si può fare anche con l'ananas. Che però alla Betta non piaceva. Le taglio? Sì.
la finezza. Tagliare le pesche con forchetta e coltello. Ecco. Quasi cortesia per gli ospiti. Adesso accendiamo pure quello, accendiamo la musica, cortesia tutto, per tutto. Gli ospiti, la TV. Una candela, il cammino. Una candela, tutto. Poi ci lamentiamo se parte la luce, sovraccarico energetico. Quella sei te che fa ste cavolate, diciamo cavolate. Finito di tagliare i peperoni. Ma che peperoni? Per la pizza. Ma che ah, no. Pizza? Le pesche per... Per il tiramisù. Per il tiramisù. Tac. Tac. Scusate. Bonnie. Scusate. Bonnie. Tac. Qui mi arrivano messaggi. Veramente sono i miei. Tra l'altro salutiamo. Chi è? La Giadina. Giadina, ciao! Adesso ti ciao. Leggo, eh. Adesso ti leggo, Giadina. Arrivo, ma tu... Sì, ma non leggerlo in diretta. No, no. Non ci si mancherebbe può. Altro. Ciao, Giadina. Tempaccio anche da ti te. Ti stiamo aspettando per lo il tiramisù. So. Davvero, lo so che anche da te è tempacissimo, eh. Facciamo prima così, scusate, eh. Vai, dai che devo rispondere alla Giadina, su. Rispondi alla Giadina, subito, non farla aspettare. Dai, dai, gira, gira. Scegli Rot Wash. Bello, invitante, anche eh. Anche qui cerchiamo sempre di fare dall'alto al basso. Benissimo, quindi le nostre pesche sciroppate si vanno a mischiare alla crema al mascarpone. I pavesini li abbiamo imbevuti nel succo di ribes, frutti neri. E quindi e cominciamo proviamo... a stratificare, giusto? Sì, come una lasagna al forno. Benissimo, facciamo un primo strato, stendiamo bene un velo la crema. Pietoso e poi dopo facciamo un altro strato di pavesini imbevuti nel ribes nero. Consiglio, non farei subito, non inzupperei tutti i pavesini necessari, ma farei volta per volta. Sì, altrimenti sennò si smollano troppo, viene no? Una cacata. E via. Con il leccapentole o spatola andiamo a stendere la nostra succulenta crema sopra i pavesini, sopra il letto di pavesini. Ma come descrivi bene ma le cose? Sembra quasi di vederle le cose, eh? Veramente? Ecco qua. E si intravedono le pesche fatte a pezzettini che dovrebbero dare. Si devono intravedere. Un buon gusto, un po' particolare, un po' diverso. Secondo strato di pavesini. E quindi il secondo strato di crema mascarpone con le pesche. Che vogliamo fare, Bonnie? Ne facciamo ancora un altro strato? Facciamo un altro strato perché è rimasta tanta crema mascarpone. Ok, benissimo. E allora vai con un altro strato ancora. Tanto per non farci mancare niente. Io avevo calcolato un tot di pavesini. Sì. Secondo i miei calcoli scientifici. E invece? E siccome la Betta ne ha mangiato uno, ho dovuto aprire un altro pacchettino. Mamma mia, perché che delitto, non bastavano. Che cosa delittuosa. Ah, ah, ah Bonnie, che quanta Bonnie. Pazienza. Lo sai che la matematica per me non esiste, no? Per te è un'opinione la matematica. Infatti. 2 più 2 è 8. Domani 10. Dopodomani meno uno. E la creatività sta lì, eh. Eh sì, diciamo creatività. Dai, su, buonissimo. Stasera ho visto un bel film. Che hai visto? Non me lo ricordo il titolo. Ma benissimo, come sai dove ero soprattutto? Stavi dormendo, ovviamente. Ah, okay. Era paurosissimo. Mamma mia. Paurosissimo, sì, era per l'amor del cielo. Niente, poi a metà l'ho lasciato perché faceva un po' vomitare. No, non era bello. Hai avuto paura, allora eh? Ho cominciato a guardare un film con Johnny Depp. Sì. Il mistero di Sleepy Hollow. Sicuramente l'avrete già visto perché è un film di qualche anno fa. E ti è piaciuto almeno questo? A metà mi sono addormentato. Ah, benissimo, quindi però, io che dormo. Lo consiglio vivamente. Perché deve essere stato bello, eh? Ma io che facevo dormivi durante il secondo film? Sempre. Ieri sera, questa notte avrai dormito 800 ore. Ore! Ore! Dovete sapere che la Betta la mattina si alza alle 4. No, 4 no, 5, alle 5 dai. Però la sera va a letto alle 7 e mezza. Ma non è vero! 10 e mezza io sto crollata. Abbiamo fatto l'ultimo strato. Adesso lo livelliamo per bene. E qui concludiamo. E qui concludiamo con questo dolce. Questo dolce. Un po' in frigo, così si rapprende tutto. Si rapprende. Si dice a Firenze.
E quindi rendiamo una serata autunnale tristissima un pochino più dolce. Ma Ogni volta che dà una spatolata mi dà un colpo e la telecamera balla, che è un non ha lo piacere. stabilizzatore. Magari. Tic, Dai, Bonnie. Lo tic, tic. No, stabilizzatore. e Bonnie ha chiuso i cordoni. Io non chiedo mai niente. Sono una bimba piccola e povera. Mettiamoli in abbattitore. Adesso va in terra. Siamo nel nostro abbattitore. Come vedete, noi teniamo tutto nell'abbattitore. E chiudiamo, tac. Ciao! Io assaggio, eh. Sì. Com'è? Dai! È buono. Non si sente tanto il sapore del mascarpone. Un pochino più asprino. Buono? Però è buono. Buono? Buono. Ok, bravo Bonnie. Ciao Grazie. ragazzi, buon appetito a tutti. Allora, vi si saluta. Fuori sta piovendo ancora di più, E fa noi veramente paura. E ci noi mangiamo il tiramisù. mangiamo il tiramisù come dessert. Bravo Bonnie, ottimo lavoro. Ciao. Ciao! Che buono, Bonnie. È delicatissimo. Buono. Molto particolare. Delicato, dolce ma non stucchevole. Poi veloce. E quando il palato arriva alla pesca, che è un pochino asprigna, è veramente delizioso. Sì. Buono.